finora abbiamo visto gli sfasamenti delle tre tensioni, cioè dei vettori complessi che rappresentano le DDP ai capi dei tre elementi del circuito, resistore, bobina e condensatore. Li abbiamo visti questi sfasamenti rispetto alla corrente e rispetto alla FEM. Ricordiamo che rispetto al vettore che rappresenta la corrente, la DDP VR è sempre in fase. La tensione ai capi della bobina è in anticipo sulla corrente di 90 gradi se la bobina è ideale. Se invece la bobina presenta una resistenza interna, abbiamo visto poco fa che questa tensione VL è in anticipo sulla corrente per un angolo minore di 90 gradi. Quindi un po' più stretto questo angolo, per esempio VL può essere diretto in questa direzione qua. E poi sappiamo che invece la tensione ai capi del condensatore è sempre in ritardo di un quarto di periodo, quindi 90 gradi, rispetto alla corrente. Questi sfasamenti rispetto alla corrente sono i tre argomenti delle tre impedenze. Infatti l'argomento dell'impedenza resistiva, cioè della resistenza, è 0 gradi, perché l'impedenza resistiva è un vettore disposto in orizzontale verso destra sull'asse reale. L'impedenza della bobina ideale è 90 gradi, sarebbe questo angolo. L'impedenza invece di una bobina reale è un po' meno, abbiamo visto nell'esempio di prima 86 gradi per esempio. E l'impedenza invece del condensatore è un vettore con un angolo di meno 90 gradi. Invece gli sfasamenti di questi tre vettori, di queste tre tensioni rispetto alla FEM, si ottengono aggiungendo la fase Φ della corrente ai tre argomenti che abbiamo appena detto. E comunque questi sfasamenti rispetto alla FEM sono le fasi iniziali dei tre vettori VR, VL, VC. Infatti prendiamo l'istante iniziale quando la FEM è rivolta esattamente verso destra e le tre tensioni sono rivolte in questo modo. VR è lungo la corrente, qui. VL è in anticipo sulla corrente, quindi può arrivare fino a 90 gradi questo anticipo, quindi è rivolto qua e la sua fase è proprio la fase iniziale, è lo sfasamento rispetto alla FEM. Come VR, la sua fase iniziale è lo sfasamento rispetto alla FEM. E infine l'ultima tensione, VC, è in ritardo di 90 gradi rispetto alla corrente, quindi è rivolto qua, e il suo sfasamento rispetto alla FEM, di nuovo, è la sua fase iniziale.